che la povertà in sé non è un fatto negativo, anzi, ma diventa negativo quando arriva la sua degenerazione, che è la miseria. Quando diventa miseria, allora diventa devastante, perché è miseria umana, spirituale, culturale, e sotto tutti i punti di vista. Abbrutisce la persona e la fa diventare veramente una persona difficile da trattare. Poi invece la povertà, che diventa l'espressione positiva della povertà, secondo me è l'essenzialità, che invece dovrebbe essere una caratteristica che ci riguarda un po' tutti. E allora io, che dire, beh, ringrazio Franceschi intanto di questa occasione che mi ha dato di conoscere questo luogo, questa realtà dell'Esercito della Salvezza, di cui tante volte ho sentito parlare. Sai quante volte si sfogliava il fascicolino, quello che di solito la comunità di Sant'Egidio prepara ogni anno, no? Dove dormire, mangiare, lavarsi, no? Quando ti arrivavano persone, che faccio, che non faccio, aspetta, vediamo un po', dove ti posso mandare, pronto, guarda, c'è un posto, c'è una famiglia per strada, che spesso si sostituivano un po' i servizi sociali, poveretti, cioè assaliti. Io dicevo sempre, ho conosciuto tutti e quattro i sindaci, a parte l'attuale, insomma, della città di Roma, da Rutelli fino al qui presente sindaco Marino, pochi contatti, con gli altri abbiamo avuto modo di confrontarci, di lavorare di più, e a tutti loro dicevo che in certe situazioni, siccome il servizio sociale è uno snodo, tu lo sai, poi sei stata un po' per un breve periodo la responsabile di Roma di questo, è uno snodo dove passa la vita e la morte delle persone. Tante volte io ho trovato degli assistenti sociali veramente dei veri eroi. Una la ricordo in particolare, proprio di Torbella Monache, che morì dopo pochi anni che arrivava, morì di tumore, secondo me morì perché aveva dato la vita, signora Ricci, conosciuta e temuta da tutti, e alcuni veramente in gamba, altri onestamente no, come da tutte le parti, come dovuto.